Buongiorno a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Amber the Gamer e questo è un nuovo episodio su Ragnarok in compagnia del nostro Jack. E sì, come potete vedere lì dietro abbiamo costruito due cosine e adesso ve le faccio vedere un po' meglio. Benvenuti al Jack Park, dove metteremo in mostra tutte le creature che abbiamo catturato. Qui potete vedere il cartellone dell'artropleura, dove abbiamo messo anche il periodo in cui è vissuta. E guardate che carino il suo recintino, è un pochino stretto forse, ma secondo me lei ci sta troppo bene. Guarda, gli ho fatto anche la tettoia, cioè cosa vuoi di più? La mangiatoia ovviamente, così ci mangia, anche se ci stanno mangiando più gli allosauri da lì. Ma vabbè, sono piccoli dettagli. Per gli allosauri al momento invece abbiamo fatto solamente il cartello, poi giuro penserò al recinto e faremo anche una bellissima casetta per gli allosauri e poi più avanti allestiremo totalmente il nostro Jack Park e diventerà una struttura mega galattica. Aspetta, prima di partire vi volevo far vedere una cosa che abbiamo fatto nello stanzino, ecco questo, che di cui non sapevamo che fare. Ta-tan! Jack adesso ha una batteria! Yeah! Guarda com'è contento, guarda, vicino lui, bello, buccioso. Fa un casino della madonna fino a tardi, ragazzi, non avete idea, insopportabile. Jack, ti prego, basta. Non ce la faccio più. Va avanti così per ore, ragazzi, per ore. Io non riesco più a schiodarlo da qua, non so che fare. Però io l'ho dovuta regalare per forza. Era tutto triste, mojo mojo, il povero Jack. Perché Gina si può costruire le cose con la Osocraft e lui no, poverino. E cosa fai? Non gliela regali la batteria al bambino per farlo stare buono? E quindi niente, abbiamo la batteria. Yeah, guarda com'è contento, Jack. Ok, ci siamo divertiti abbastanza, Jack, adesso è ora di pensare al lavoro, perché noi adesso prenderemo i frutti che raccoglieremo dalle nostre piante Y, che sono meravigliose e ci hanno dato tante cosine carine, e andremo a caccia dello stegosauro e del kentrosauro. Ciao cuccioli! Ma guardali che si sono ammucchiati tutti qua, aspetta. Ma perché? Allora, loro si spostano solo quando io non li vedo, perché... Oh, ma sta guardando fuori? Poverini, eravate tutti qua per guardare il fiume alla fine. Aspetta che c'ho un'idea che in effetti tenerli chiusi qua dentro un pochino mi dispiace, mi mette anche un pochino d'angoscia. Ecco qua, gli mettiamo un bel recintino all'aperto anche per loro, così entreranno anche loro a far parte del Jack Park e si spera portino tanti soldini, tanti biglietti. Insomma, i bambini vorranno vedere questi scarafaggi giganti, no? Saranno interessati. Gli mettiamo anche una bella scaletta, così se vogliono possono ripararsi nella serra oppure starsene all'aria aperta. Vieni cucciolo, non c'è più bisogno che guardi il mondo esterno dalla finestra. Siete un po' più liberi, non tanto liberi, ma un po' più liberi. Ma perché vi mettete in queste posizioni? Va bene, facciamo che è la depressione perché eravate chiusi nella serra, lo capi? No, oh Lillo, no, aspetta, eh no. Allora, io vi ho fatto il recinto per farvi stare all'aria aperta, ma se voi fuggite così vi rinchiudo di nuovo. Ma porca miseria, devo farla doppia quindi? Cioè così escono? Devo fare altre staccionate. Ma guarda che fugge di nuovo, mi sono allontanata 5 secondi, ma porca puzzola. No vabbè, ma che fetenti che sono, cioè prima stavano fermi immobili, cioè li avete visti anche voi, erano in wandering e non si muovevano di un millimetro. Ora che invece li ho lasciati all'aria aperta, improvvisamente tutti a zonzo, tutti in giro cercando di fuggire. Questo è il ringraziamento per avervi dato un tetto sopra la testa, maledetti. Cioè, ma davvero dovevo farli uscire dalla serra per farli camminare un po'? Cioè, erano sempre fermi, ora non stanno fermi in mezzo secondo. Cioè, guardali, stanno andando avanti e indietro, tra di loro no, non ci credo che bastava fargli il recinto fuori per farli camminare un po'. Come vi stavo dicendo, oggi andiamo a caccia dello stegosauro e anche del kentrosauro. E non ci muoviamo neanche con le bestie perché, ta-dan, gli stego ce li abbiamo praticamente dietro, cioè non praticamente, sono dietro casa, sono effettivamente dietro casa. Allora, io però non ho ancora visto i livelli. Questa femmina 29, gnè. Maschio 80, maschio 80 ci piace, ok, perfetto. Mi sa che me li prendo tutti e due però. Voglio il maschio 80 sicuro. E mi sa che mi prendo anche la femminuccia, dai, che male non fa. Ma guarda com'è stiloso Jack vestito così. Ok, allora, vediamo di piazzare le trappole che ci ha creato la pianta Y. Allora, io vedo il segnetto verde semitrasparente che dovrebbe indicarmi dove sto piazzando, in teoria, la trappola, però non è che si veda benissimo in mezzo all'erba. Io devo tipo intercettare la traiettoria della bestia che ci deve passare sopra. La metto qua la mia... guarda come sono usciti tutti i tentacolini. Aspetta, Jack, ora mangi, aspetta. Ah, no, ma non c'è passato sopra? Ah, forse non c'è passato sopra, forse l'ho piazzata troppo tardi. Ma quindi che faccio? Lo devo tipo attirare sopra la trappola o posso recuperarla in qualche modo e ripiazzarla? Ah, eccola, è qui, ok. Sì, me la fa riprendere. Perfetto, allora me la riprendo e proviamo a piazzarla di nuovo in un modo un pochino più strategico magari a sto giro.
Ok, vediamo di piazzarglielo proprio sotto le zampe, tipo qui, ok, perfetto, sì, ci sta andando sopra, ci sta camminando sopra, guarda, guarda i tentacoli, lo tengono fermo, perfetto, spariamo, vai, ok, ora arriverà anche l'altra sicuramente, però vabbè, non importa, ci penseremo quando arriverà, intanto mi interessava bloccare almeno il maschio 80, poi la femmina, eccola che arriva, è di livello più basso, in teoria corre però, cavolo, mi sembravano più lenti, cacchio, corre. E dovremmo riuscire ad addomesticarla senza usare le trappole, penso. Lei, dove sei? Eccola sul muso. Ai, ci arriva. No. Ok, no, non c'è arrivata, perfetto. E dicevo, sì, quindi dovremmo riuscire in teoria ad addormentarla semplicemente fuggendo e sparando, mentre l'80 rimane bloccato. E poi immagino dovremmo ribloccarlo, perché penso che non durino in eterno le trappole della pianta Y, giusto? Guarda come corre! Ma cavolo, ma erano molto più lenti prima. Ma il maschio laggiù non capisco se se ne sta andando. Sta facendo il giro. No, il maschio si è sbloccato. Sta facendo il giro per venirci incontro. Con una super curva, peraltro. Cioè, proprio angolo di virata, guarda. Guarda, ah no, questa fugge. Lei fugge, pensavo stesse girando anche lei. E ci va giù, perfetto, ok. Lei ce l'abbiamo fatta. Il maschio è ancora laggiù, abbiamo l'eternità per piazzare la trappola prima che arrivi. Ah, e si è già anche dimenticato di noi. No, vabbè. Signore, scusi, lei era arrabbiato con noi, volevo ricordarle, no? No, non gli frega una mazza. Vabbè, va bene, non importa. Molto meglio così, perché io ti ripiazzo sotto le zampe la pianta Y. Vediamo se ci cammini sopra. No, non ci sta camminando sopra, mi sa. No. Lo faccio girare. Ok. Girati, no, ma c'ha l'angolo di virata che è uno schifo. Dove mi devo mettere per fargli centrare la pianta Y? Di qua? Era lì? Oddio, non mi ricordo se era lì. Oh, aiuto. Corri Jack. Aia! Ci ha preso in faccia. Ma lei è molto maleducato, lo sa. Mi può camminare sulla pianta Y per cortesia? Oh, grazie. È andata totalmente a culo perché non mi ricordavo assolutamente che fosse lì. Ma non importa, anche quando ci va a culo va benissimo. Mi accontento, siamo comunque soddisfatti di noi. Comunque mi sembra che la trappola stia durando parecchio. Guarda, ci è svenuto, perfetto. Mi piacciono queste trappole, ma mi piacciono tanto, sono troppo carine, troppo divertenti da vedere e soprattutto molto utili. Non me la fa recuperare, vedo, ma non importa, perché tanto le nostre piantine ne producono tantissime di queste trappole. Nel frattempo si è fatta notte, le bestie stanno ancora dormendo e noi siamo venuti a recuperarci un po' di pappa per loro. Ciao Puccioli, voi state ancora sclerando come al solito? Sì, perfetto, ok. Meno male che ci sono svenuti dietro casa, è molto comoda questa cosa, avere la serra proprio qua a fianco, è molto comodo. Ok, io gli porto un po' di tutto, non so cosa preferiscono, vabbè, io gli porto un po' di tutto, spero gli vada bene. È la mattina successiva e guarda chi si è svegliato, ma ciao piccola stego, ma ciao, ma guarda che bellina che è lei, guarda che gigantesca e bellissima non è lei. Ok, vieni con noi, seguici, tu te ne vieni subito alla base e presto ti faremo anche un bellissimo recinto per poi poter inaugurare il nostro Jack Park. Ce la fai? Sì, oddio quanto sono lenti però ste creature, quando mi rincorreva però era velocina, Signorino, qua com'è la situazione? Oh, ancora il 64%, ci mette in eternità la bestiolina qua. Visto che non abbiamo tanta voglia di attendere fermi immobili senza far nulla che il nostro maschione di stego si addomestichi, io, Jack l'allosauro, abbiamo deciso di andarci a fare un giretto. Così intanto, se troviamo qualche centrosauro, magari schifo non ci fa e iniziamo ad addomesticarci anche loro. Ma guarda lì che c'è pieno di stego pure. No, non voglio neanche guardare il livello, perché se poi vedo una femmina di livello più alto di quello che ho preso so già che mi innervosisco. Jack, proseguiamo senza guardarci indietro, andiamo avanti verso i centrosauro. Ma guarda che belline ste zone, noi di qua ci eravamo passati con Joe, è vero. Ora mi ricordo, ci siamo passati tante volte con Joe. Oh, mi viene il momento nostalgia, mi manca Joe. Ecco un centrosauro, alleluia, finalmente, era da un po' che giravamo. Allora, è livello 48, Oddio, sono bellissime le placche che c'ha sul dorso, sono veramente carine, tutte rosse. Però 48, No, mi sa che ci proviamo a cercare qualcosa di un pochino più alto. Per fortuna questa sembra proprio essere la zona dei centrosauri, infatti guarda, ce n'è altri due qua. Un livello 13, ho 50, un 13 e un 50, Ma davvero solo qua? Non c'è... aspetta, ne ho visti altri, ce n'è altri. Un 10, un 26, ma stiamo scherzando ragazzi? Ma uffi, mi sembrano un po' di livello bassino, pure lo stego è di livello bassino, ma uffa. Aspetta che ce n'è due anche qua dietro. Uno livello... no, aspetta, livello 50, ok, si può andare bene. 69, ci piace di più, va bene 69.
Visto che il kentrosauro è una creaturina particolarmente irascibile e incazzosetta, noi ne piazziamo un bel po' delle nostre trappole Y, così sicuramente tutti e due finiranno su almeno una, spero, se voglio usare sperare. Così noi ci addormentiamo tranquillamente quello livello 69 e ci facciamo fuori il livello 50, che sinceramente non mi interessa. Vediamo di attirarli nella nostra direzione. Aspetta, Jack, spostati un pochino, che ne abbiamo piazzate principalmente di quale trappole. Vediamo, ok, uno bloccato e anche l'altro bloccato, tutti e due bloccati. Piante Y, io vi adoro. Ma mi piacciono veramente un sacco queste piantine, sono fantastiche. Uno si è liberato. Ma che fa, va a aiutare l'altro? No, ha liberato anche l'altro. Ah no, ok, l'altro è rimasto. Aspetta. Ai, mi hai distratto, dammi un attimo. Cioè, uno è andato a liberare l'altro, poi per fortuna il 69 è rimasto di nuovo bloccato. Ok, allora, non è andata proprio come pensavamo. Vediamo di addormentare. Aspetti, e dai, riesci a passare di nuovo su un'altra pianta Y? Tanto dovrebbe essercene un'altra qui, Cribbio. E dai. Ah, ok, perfetto. Quindi, è andato giù, ok, con un po' di casino, ma alla fine è andato tutto secondo i piani. Quindi uno addormentato e uno, riusciamo a buttare Jack, più veloce Jack, dai che non ho tanto tempo, dai veloce, ok, no, non ancora, ci vai giù per favore, grazie. E l'altro morto, uno addormentato e l'altro morto, perfetto. Mentre al signorino qua sale un pochino la fame, mi sa che io vado a cercarmi la femminuccia, perché a sto punto voglio anche la femminuccia di Kentrosauro. Allora, fammi un attimo ricontrollare laggiù in fondo che qualcosa c'era. Ho visto che... No, non è, questo non è un kentrosauro. Questo è... Una femmina a livello 50 mi potrebbe andare bene. No, 26 decisamente no. Però a livello 50 non è tantissimo, in effetti. Però non importa, mi può... Cosa vuoi? Ma non ti ho fatto niente. Ma cos'è, amica tua? Ti sei offeso perché ho detto che 50 non è un buon livello? Dai, ma lo vedi che sono incazzoseti? Sono sempre arrabbiati, sono super irascibili ste bestie. E adesso vedi che la paghi. Vedi essere irascibile, se ne pagano le conseguenze. Lo stress uccide. Mi sa che le piantine Y le piantiamo qui vicino, vicino dove abbiamo l'altro kentrosauro, ma soprattutto in questa zona dove c'è un po' meno erba, così quantomeno uno vedo dove le piazzo, due mi ricordo dove le ho piazzate, che non farebbe schifo. La nostra femminuccia è laggiù e dannazione, c'è pieno di rocce qui e io non le avevo considerate. Vabbè, proviamo a farle fare il giro per di qua. Ma dai, sì, tanto è piccolino il kentrosauro, passa un po' ovunque. Sì, dai, poi di qua c'è tanto spazio. Ok, perfetto, vediamo di farci inseguire. Ce la fai lì, guarda com'è veloce. Dai, guarda com'è velocina, che bellina. No, mi piacciono tantissimo i kentrosauri. È un peccato non poterli cavalcare. Vabbè, in effetti non ci sarebbe lo spazio materiale dove poterli cavalcare. Dai, perfetto, ci segue. Ok, qui c'è il punto dove non c'è effettivamente tanta erba. Aspetta, più avanti, per di là. Oddio, non mi ricordo esattamente dove l'ho piazzate, però. Ma porca miseria, devo metterci tipo un cartello o qualcosa. Erano qua, no, non erano qua, non erano... Sì, erano qua, aspetta. Erano qua, ok, perfetto, l'ho presa. Ok, meno male, mi devo ricordare dove le piazzo. Perfettissimissimo. Ok, io con queste trappole di pianta Y devo assolutamente catturarci altre bestie. Cioè, guarda, si è liberato dall'altra e si è girato e ne ha beccato... No, vabbè, ed è svenuta. Ok, io sono molto contenta di queste piante Y e voglio assolutamente catturarci altre bestie. Le dobbiamo testare proprio al massimo. Nel frattempo siamo tornati a casa, ci siamo persi quelle 3-4 mila volte con l'allosauro. Così, intanto abbiamo recuperato un po' di pappa per i nostri kentrosauri. Ragazzi, il rientro è stato difficile, ve lo giuro, è stato veramente traumatico. Una parte non si vedeva niente perché poi è diventato notte. Però non importa perché abbiamo anche il nostro stegosauro. Yeah, è salito a livello 117. Ciao stego livello 117. Wow, che belline, con anche tutte le placche arrossate. Wow, ma come sei bellino. Ok, allora adesso tu ci segui, ti piazziamo vicino alla tua amichetta stegosaura e poi ce ne torniamo, però stavolta col tapi, perché con l'allosauro non penso di saperci tornare fin laggiù. Torniamo col tapi a finire di addomesticarci i nostri kentrosauri. Mamma mia la lentezza dello stego però. Kentrosauri, siamo tornati. Oh, che bello muoversi con una creatura volante. Mamma mia, l'allosauro si bloccava ovunque ed è lentissimo. Qua tutta tranquilla la zona? Sì, sembra tutto tranquillo, bene. E ci siamo anche portati il nostro stego livello 117 nella nostra sfera Poké. E caga, ovviamente appena li fai uscire dalla sfera Poké cagano. Così almeno ce lo possiamo testare. 118 è vero, l'abbiamo alzato il livello prima, me l'ero dimenticata. Così lo possiamo un po' testare mentre i due kentrosauri si addomesticano. E ci prende poca legna e tanta paglia. Uffa. Le rocce invece mi sa che proprio non ce le... No, mi sa che non ce le distrugge. Allora qua aspetta, ok. No, sempre tanta paglia ma poca legna.
No, le rocce. No, le rocce. Non vedo bene, ma sono sicura che lì c'è una roccia e non la sta rompendo. Vorrei testarlo sui cespugli per vedere quante bacche mi raccoglie, ma qui non ce n'è, dannazione. Vabbè, poi vedremo un pochino com'è anche all'attacco verso altre creature, insieme ovviamente ai kentrosini. E vai, uno ce l'abbiamo, la femminuccia livello 50 finalmente si è domesticata. Il nome, se volete, suggeritemelo voi, io non so che nome darle. Però guardate che bellina che è. No, mi piace tanto, è tanto tanto molto carina, ok. Allora, adesso direi che è il caso di dare un po' di pappa. Mi segue, guarda come corre anche abbastanza veloce. Un po' di pappa al nostro maschietto, che in teoria dovrebbe avere anche un bel po' di fame a questo punto. Non vedo l'ora di testare questa creaturina che in teoria dovrebbe afferrare i suoi nemici con la coda e sbatacchiarli a destra e a sinistra fino a ucciderli. È molto cruento, ma anche molto figo. Ok, tizio, vediamo se tu mangi. Sì, decisamente hai tanta fame. Dimmi che ti addomestichi tipo tutto in una volta, ti prego. Cioè, io ho aspettato tipo 2 giorni che tu avessi fame. Ok, sì, sì, ok. Sta mangiando, sta mangiando tanto. Ti verrà male al collo, tizio, a fare così, lo sai, vero? Ok, il signore qua non ha smesso un solo secondo di mangiare, quindi ormai dovremmo esserci, penso. Ci siamo qua. Sì, devo di Kurus, ti puoi togliere. Eccolo, anche il maschietto. E abbiamo anche il maschietto. Ma li potrò fare accoppiare? No, io spero di sì, voglio farli accoppiare, dai, guarda che bellino anche questo con questi colori. No, ci escono dei cucciolotti troppo bellini, ma ti puoi togliere? Dove di Kurus, maledetto? Allora, il tappi in una sfera poké e noi adesso ce ne andiamo a zonzo con lo stego e i 2 piccoli kentrosauri e andiamo a dare fastidio a qualcuno, perché vorrei testare un po' queste creaturine. Sì, è vero, sono erbivore, ma in teoria dovrebbero fare i loro danni comunque. Allora, qui abbiamo tipo quelle specie di iene. Ah, non ci attaccano? No, no, speravo che ci attaccaste voi. No, ah, subiscono passivamente. No, se ne vanno. Questo no, questo subisce e continua a prendersi schiaffi in faccia. Ok, ora fuggono tutti. Eh sì, ma ragazzi, ma se voi fuggite io come faccio a... aspetta, laggiù c'è una tigre. Mi sembra che sta attaccando un kentrosauro. Ok, ok, aspetta, no, vi togliete voi dalle scatole. Aspetta che... guarda come fuggono le iene. Guarda come fuggono, poverine, ma sono terrorizzate. Ma pensavo che mi attaccassero. Vi pensavo più bellicose. Ah, sono 2 le tigri. Sono 2 le tigri, aspetta, 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 aspetta. Aspetta, ok, una mi si è fatta fuori. O era una iena, non ho capito. Una afferrata una. Il kentro ne ha afferrata una, guarda. Guarda come la sta sbatacchiando a destra e a sinistra. Non so se la stiamo colpendo anche... no, vabbè. No, vabbè, addirittura. No, vabbè, ragazzi, questi piccoli kentrosauri sono super cazzuti. Ma stiamo, cioè, wow, bellini. Ok, no, aspetta, devo trovare qualcun altro a cui dar fastidio. Ma ciao, raptor, ma ciao, piccoli raptor. No, non mi possono disarcionare dallo stego, vero? C'ho un po' i dubbi. No, mi sa di no, dai, non possono. Ciao, piccoli raptor, vedete? Aspetta, kentro, kentro, potete intervenire. Kentrosauri, grazie, ok. Perfetto, sì, perché mi sa che lo stego fa tanta scena perché è grosso con la coda, ma il lavoro sporco lo fanno tutti i kentrosauri. Guarda come l'afferra, guarda come l'ha afferrato. Cioè, no, dai. Ma dai, ma sono stupendi. Cioè, il lavoro lo fanno tutto loro, secondo me, in queste battaglie. Ciao, altri raptor. Ciao, altri raptor. C'è anche una tigre, vedo. Benissimo, non vi temiamo. Ce n'è un'altra lì a destra di tigre. Ok. Ok, c'è un po' tanta gente. E c'è anche uno scorpione, ok. Ok, non importa, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare lo stesso. Kentro, kentro, ragazzi. Ok, perfetto, ci sono. Ci sono, dai, ragazzi, dai, che ce la facciamo. Che lo so che siete cazzosi. Afferratene qualcuno con la coda. Potete afferrarne qualcuno con la coda, vorrei vedere. Guarda, guarda, ha afferrato la tigre. Ha afferrato la tigre, guarda come la. No, vabbè, bellissimo. Ripeto, è super cruenta la scena, ma non importa, sono stupendi. Guardali. Afferrano tutti e non li lasciano finché non sono morti. E poi mi sa che si danno una mano a vicenda. Cioè, tipo, mentre uno lo tiene fermo con la coda, l'altro va ad aiutarlo ad ammazzare il nemico. No, vabbè, ma sono delle creature bellissime, piccole, pucciose, ma sono dei guerrieri incredibili. Adesso mettiamo tutti nelle loro sfere poké. Noi ce ne torniamo verso casetta e nel frattempo vi lasciamo al momento curiosità. Ci salutiamo dopo. Ciao, ciao. In questo momento curiosità chiacchieriamo un po' di 2 creature che, mi sembra quasi inutile dirlo, ma come potete notare presentano alcune somiglianze. In effetti questi 2 dinosauri erbivori erano stretti parenti. Sono entrambi vissuti nel periodo giurassico, quindi circa 155-150 milioni di anni fa, ed entrambi facevano parte della famiglia Stegosauride, il cui nome, come si può intuire, era dato dall'esemplare più rappresentativo di questa famiglia, ovvero appunto lo Stegosaurus. Nonostante fossero contemporanei a livello temporale, non lo erano però a livello territoriale. Lo Stegosaurus visse infatti nei territori occidentali degli Stati Uniti e in Portogallo. Il Kentrosaurus invece visse principalmente in quella che oggi è l'Africa orientale, nella zona dell'odierna Tanzania. In
in cosa si assomigliano queste creature? Allora, tanto per cominciare, entrambi sono erbivori e hanno entrambe un corpo tozzo, sorretto da quattro zampe molto corte, ma allo stesso tempo anche molto robuste. Le loro gambe posteriori purtroppo avevano una limitata capacità di piegatura e questo fa pensare che questi due animali non corressero molto veloce. Si pensa, si stima che più o meno potessero raggiungere i 6-7 km all'ora. Inoltre, entrambi avevano una testa molto piccola se proporzionata al resto del corpo, con un piccolo becco perfetto però per strappare e masticare la bassa vegetazione di cui entrambi si nutrivano. A livello di dimensioni e anche di peso ci sono però delle differenze sostanziali tra queste due creature. Le dimensioni dello stegosauro erano infatti considerevolmente maggiori rispetto a quelle del Kentrosaurus. Lo stegosaurus poteva infatti raggiungere i 9 metri di lunghezza e pesare fino a 2, massimo 3 tonnellate. Il Kentrosauro era invece di dimensioni nettamente inferiori. Un esemplare adulto poteva raggiungere una lunghezza massima di 5 metri e mezzo. Si tratta effettivamente di pochi esemplari, non si pensa che tutti raggiungessero queste dimensioni, però alcuni c'erano. E poi poteva raggiungere il peso tra una tonnellata e mezzo circa, che per carità è tanto, ma comunque meno decisamente rispetto a quanto poteva pesare invece lo Stegosaurus. I nomi Stegosaurus e Kentrosaurus derivano dal greco e significano rispettivamente lucertola tetto o lucertola coperta e lucertola appuntita. I nomi sono ovviamente riferiti a quella che è la caratteristica più conosciuta di queste due creature, ovvero le placche a forma di foglia presenti su tutto il loro dorso. La differenza tra i due animali è che nello Stegosaurus queste placche a forma di foglia sono presenti dal collo fino alla coda e potevano raggiungere una larghezza di 60 cm per una altezza di 60 cm. Nel Kentrosaurus invece, dalla metà del dorso fino alla fine della coda, queste piccole placche sono sostituite da delle spine ossee che arrivano fino alla lunghezza di 60 cm. La funzione di queste piastre, appunto a forma di foglia, comunque presenti su entrambi gli animali, è un argomento molto discusso. Un'ipotesi sostiene che queste placche servissero come un sistema di raffreddamento. Queste strutture erano infatti attraversate da vasi sanguigni. Si pensa dunque che questi vasi arrivassero fino alla parte più estreme delle placche per far raffreddare il sangue prima di rimetterlo in circolo. Un'altra ipotesi sostiene che potessero essere utilizzate come una specie di elemento di comunicazione non verbale, quindi che potessero servire magari per impressionare altri membri della propria specie all'interno del branco, oppure per attrarre le femmine nel periodo dell'accoppiamento. Un'altra ipotesi, che è quella che sembra inizialmente la più ovvia, è che queste placche potessero funzionare come un'armatura per l'animale, quindi per proteggere appunto il corpo. In realtà si è scoperto che comunque queste placche, per quanto fossero placche ossee, erano allo stesso tempo abbastanza fragili per poter svolgere questo scopo. Ma se queste placche non erano abbastanza forti per poter essere utilizzate come uno scudo, come facevano questi animali, lo Stegosaurus e il Kentrosaurus, a difendersi dai loro predatori? Entrambi infatti avevano un caro amico predatore in comune, ovvero l'Allosaurus. La loro potente arma contro questo e contro anche altri predatori era la poderosa e pericolosa coda dotata di spine. Si tratta di quattro veri e propri aculei disposti a coppia che potevano raggiungere anche la lunghezza di un metro in entrambi. Questa coda, quando scagliata contro i suoi avversari, diventava un'incredibile e potentissima arma di difesa e di attacco. Inoltre, il Kentrosaurus, a differenza del suo parente, possedeva anche una coppia di spine laterali, una per ogni fianco, che gli fornivano un'ulteriore protezione. E adesso un po' di curiosità random sullo Stegosaurus e sul Kentrosaurus. Vi ricordate all'inizio quando abbiamo detto che le placche dello Stegosaurus erano vascolarizzate? Si pensa dunque che l'animale facesse affluire il sangue lungo le piastre causandone un arrossamento, per rendendole così più colorate, quindi appunto arrossate, e questo probabilmente poteva essere molto utile per allontanare i predatori, per intimidirli, per sembrare ancora più minacciosi, oppure in alcune circostanze anche per attirare magari l'attenzione di qualche femminuccia. In merito al Kentrosaurus invece, poco dopo la sua scoperta, è nata una specie di controversia sul suo nome. C'era infatti chi obiettava che il nome Kentrosaurus era troppo simile al nome Centrosauro, che è un altro dinosauro che però appunto non c'entra niente con il Kentrosauro. Poiché due nomi così simili avrebbero potuto creare confusione, si suggerì di cambiare il nome di questo animale con il nome Kentrurosaurus, ovvero sauro a coda appuntita. Qualcun altro invece propose di chiamarlo Doriforosaurus, ovvero sauro portatore di lance.
Tuttavia, infine, si concluse che non era il caso di cambiare il nome a questa creatura, visto che il nome era già stato utilizzato ormai in diversi scritti. Dunque, il nome Kentrosaurus rimane effettivamente il nome riconosciuto. Infine, purtroppo per loro, sia lo Stegosaurus che il Kentrosaurus hanno la brutta reputazione di non essere stati particolarmente intelligenti. Sembra infatti che poverini avessero un cervello veramente molto 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 piccolo. Queste due creature avevano effettivamente un cervello incredibilmente piccolo se messo a confronto con le dimensioni del loro corpo. Addirittura, ad un certo punto, si pensò che lo Stegosaurus fosse così stupido da non poter controllare tutto il suo corpo con un unico cervello. Si teorizzò dunque l'esistenza di un cervello ausiliario, non un cervello vero e proprio, più una specie di fascio di nervi, che comunque avrebbe aiutato lo Stegosaurus a controllare tutta la zona posteriore del corpo. Infine, quest'ipotesi fu totalmente scartata e sì, lo Stegosaurus aveva un solo piccolo cervello. Nonostante questa brutta reputazione di non essere particolarmente intelligenti, penso concorderete con me nel dire che queste creature erano sicuramente molto interessanti e affascinanti e penso ci sia ancora molto da scoprire su di loro. Va bene ragazzuoli, allora per questo episodio direi che noi possiamo anche chiuderla qui. Noi nel frattempo continueremo la costruzione del fantastico Jack Park, che piano piano prenderà forma man mano che cattureremo le creature. Fatemi sapere se volete vedere anche i momenti di costruzione del Jack Park, così magari li possiamo inserire come spezzoni extra. Spero che il momento curiosità vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere se avete dei suggerimenti, dei consigli, scrivetemi nei commenti tutto quello che volete dirmi, mettete un bel like se il video vi è piaciuto e noi ci rivediamo nel prossimo episodio, baci e abbracci a tutti, ciao ciao!